sigla. Abbiamo con noi il presidente della Fortitudo. Cosa sospetta dalla squadra quest'anno? Beh, come ho detto in conferenza stampa, siamo abbastanza ambiziosi. Noi è da qualche anno, qualche anni che siamo comunque nell'elite del baseball italiano ed europeo e lì vorremmo restare, questo è il nostro obiettivo. Poi qual è esattamente l'obiettivo dirà il campo, comunque noi cercheremo di andare il più lontano possibile. Non abbiamo la coppa purtroppo? No, quest'anno vinto. No, ma la colpa è nostra, non ci siamo qualificati. Non possiamo difenderla. Non possiamo difenderla, non c'è più la possibilità di difenderla. E quindi bisogna qualificarsi, e noi non siamo stati sufficientemente bravi per farlo l'anno scorso, e quindi è giusto che giusto così un altro. Lo sport è questo. Giusto. La squadra ringiovanita? Sì, la squadra ringiovanita, ma nel solco di una programmazione che dura ormai da qualche anno. Inserimenti di giovani sì, ma non giovani solo di belle speranze, ma di anche di un solido presente, giocatori che giocano già in nazionale, altri che hanno già delle esperienze nel campionato massimo importanti, quindi credo che questo progetto stia andando avanti. Il miglior acquisto secondo me è il capitano, visto che sembrava che doveva mollare. Sono d'accordo con lei. Invece l'abbiamo trattenuto. Sì, ha ancora confermato almeno per quest'anno di essere bene, ancora bene così. La guida, che è una guida davvero, perché in campo e fuori dal campo è davvero è un bel personaggio, un bel personaggio e, per chi lo conosce è un bel personaggio ed è stramato dai suoi compagni, perché ovviamente da tutti noi anche dai nostri. Bene così. In bocca al lupo a tutti. Crepe il lupo, grazie. Grazie a lei. Allora, abbiamo con noi Marco Nanni. Sì. Coach, manager, cosa sei? Allenatore, cosa sei? Perché per chi non segue il basket, scusa, Alberto. Sarei manager. Ora con le nuove figure sarei field manager. Cioè, stiamo parlando fra me. Come stai intervistando? Sto registrando. Sì, tranquillo, va tutto su. Vabbè, così com'è. Infatti ho detto basket invece che baseball, pensavo. Più in fila, no. Quando in una squadra, in un aspetto dirigenziale, c'è un general manager, il mio ruolo è field manager, cioè il gestore dei giocatori dentro un campo. Dove non c'è un general manager, viene chiamato manager e basta, perché il manager, oltre che a seguire l'aspetto tecnico, deve seguire altre situazioni, un po' come il manager del calcio inglese. Non sono solo giocatori sul campo, ma cioè non sono solo allenatori tecnici sul campo, ma io in questo caso sono field manager. Cosa ti aspetti dalla squadra quest'anno, che è cambiato parecchio? Beh, mi aspetto un'ulteriore crescita tecnica, mi aspetto che possiamo migliorare le prestazioni personali e migliorare le prestazioni di squadra. Se faremo questo, a fine dell'anno tireremo le somme e credo che le somme possano essere positive. Possono essere positive perché la squadra mi piace, la squadra ha le caratteristiche che volevo, ha il potenziale che volevo, ha il talento che volevo, quindi più che dire mi piace non trovo altri aggettivi. Però ci sono anche altre squadre che vogliono vincere, ci sono altre squadre che sono attrezzate quanto noi, forse anche voi, chissà qualcosa più di noi. Però ripeto, se noi ci focalizziamo nelle piccole crescite dell'individuo, credo che a fine dell'anno avremo grossa soddisfazione. Siamo detentori della coppa più bella, però non possiamo difenderla. Questa, un po' di rammarico? Questa un po' scoccia, questa fa un po' di rammarico, però anche nel calcio in certe situazioni il detentore di un trofeo deve non è qualificato di diritto, ecco, deve poi riconquistarsi. Nel baseball mi sarebbe piaciuto difenderla, ci siamo andati vicini, ma meglio così, non essere andati, perché sarebbe voluto dire che il Nettuno, quello che se l'è conquistato sul campo, non avrebbe partecipato, quindi mi sarebbe dispiaciuto per il Nettuno. Diciamo per motivi economici. Sì, esatto, per motivi economici, per tanti motivi loro interni. Pazienza, noi cercheremo di conquistarlo in un'altra maniera. Per sugli stranieri nuovi arrivati ci puoi fare un profilo? Williamson ha 26 anni, lanciatore partente, destro, è quello che volevamo un partente che garantisse nella sua carriera 6-7 inning, e questo lui l'ha sempre fatto. Nella sua carriera ha mostrato controllo, ha mostrato una dote particolare, lo strikeout. Uno strikeout per inning nei campionati dove lui ha giocato è cosa veramente importante. Nelson Perez, battitore
sinistro, battitore mancino e tira di destro, è il quarto, l'abbiamo preso come quarto del line-up, quindi come quel battitore potente, quindi come quel giocatore che con una battuta può vincere la partita. La sua carriera, seppur giovane, ha mostrato sempre questo. L'anno scorso in Messico, triplo A importantissimo, 30 fuori campi in 50 partite, quindi vuol dire che ha forza. In una settimana di allenamento questo ci ha mostrato, questo ci ha mostrato quello che volevamo. William Rodriguez, un catcher prima base, un catcher esperto, un catcher che è entusiasta, un catcher che ha voglia di giocare e ha voglia di vincere, perché me l'ha già detto. Porterà esperienza, porterà leadership, porterà tante cose in difesa, ma sono convinto che aiuterà la squadra anche con la massima. Raul Rivero lo conosciamo, inizierà il campionato come rilievo per fargli riprendere un po', per mettere a suo agio, ha fatto un inverno pesante in Venezuela, quindi inizierà il campionato come rilievo e poi se ci qualificheremo nei playoff potremo tesserare un altro straniero e con cosa andare avanti. Perfetto. Un bel acquisto di Verziani. Beh, Verziani l'abbiamo trattenuto, quindi ecco, non possiamo. Sembrava che dovesse smettere, però. Acquisto, esatto, se la guardiamo sotto quest'ottica, sono un bel acquisto quello di Verziani, che sembrava dovesse smettere, esatto. Cioè, non c'è uno che ti poteva venire a dare una mano in panca. Rimane proprio in campo, rimane in campo, non in panca. Comandante dello spogliatoio, leader. Leader taciturno, però è seguito, assolutamente. Ecco, io ho detto no perché non era negli acquisti, ma se consideriamo che c'era possibilità che smettesse. Sì, la mia era una battuta, ma mica tanto voi. Io ne sapevo un po' più da vicino, ecco, quindi magari per me è stato un giorno in bilico, per voi è stato un mese in bilico. Ecco. Certo, certo. Bocca al lupo. Crepi. Ciao, grazie. Grazie a te.